Buongiorno, ben ritrovati. Siamo qui in compagnia di Riccardo Bernardi. Ciao Riccardo, ben trovato. Ciao Marcella. CDO di 24 Max. Riccardo, senti, sempre meno banche tradizionali, sempre più network, sempre più reti. Qual è l'opportunità per l'agente immobiliare oggi? Allora, verissimo quello che hai appena detto, ossia che il mondo del credito sta subendo un cambiamento radicale, ma già da anni, perché di fatto ogni settimana il giornale parla di razionalizzazione dei costi del mondo bancario, chiusura di filiali, le persone non vanno più in filiale ed è vero, se io penso a me stesso, non so tu, nell'ultimo anno quante volte siamo andati in banca, non so se arriviamo a contarli su una mano Certo. o se arriviamo a contarli su un paio di dita. E ovviamente i network finanziari stanno, che intermediano mutui come fa 24 Max, stanno costantemente crescendo come quota di mercato. L'altro giorno ero ad un convegno con una banca e è passato praticamente negli ultimi 3 anni dal 15 al 27% l'intermediato, quindi ha quasi raddoppiato. E l'opportunità per un agente immobiliare è quella di legarsi ad un mediatore creditizio per essere più efficace nella compravendita immobiliare, perché sappiamo benissimo che in alcune zone la media è 60-70% degli immobili in Italia vengono comprati grazie ad una banca che finanzia l'operazione, ossia che dà un mutuo, e in alcune zone si arriva anche all'80%, quindi di fatto per un agente immobiliare che voglia essere performante è essenziale già dalle prime battute col cliente inserirci una consulenza finanziaria. Ecco, voi vi siete caratterizzati, 24 Max, per un modello di inclusività degli agenti. Quali sono i risultati? Tolto il primo anno di attività, che abbiamo avuto un piccolissimo segno negativo, il secondo e il terzo abbiamo avuto già degli utili. E allora, quello che abbiamo voluto fare, perché 24 Max è la società di mutui di Remax Italia, e ovviamente la nostra idea è sempre stata quella di far sì che il mediatore creditizio vivesse all'interno di un'agenzia immobiliare. Il nostro modello da questo punto di vista è unico. Perché sostanzialmente noi non abbiamo uffici finanziari, noi l'ufficio finanziario l'abbiamo inserito all'interno dell'agenzia immobiliare, con l'enorme vantaggio per il cliente che quando arriva in agenzia per comprare casa, in tempo reale si trova un esperto del credito che gli presenta prodotti di 20 istituti bancari. Quindi lui in un'ora di consulenza ha un panorama del credito. E se invece dovesse fare questa cosa da solo, dovrebbe prendersi un po' di giorni di ferie, perché le banche hanno degli orari predeterminati, magari il nostro mediatore lo incontra anche alle 7 di sera, comodamente dopo il lavoro, in banca alle 16:45 gli sportelli sono chiusi. E per ovviamente avere prodotti di 3-4 banche deve girare diverse filiali. Oggi noi abbiamo iniziato le attività nel 2019, quindi non è ancora concluso il quarto anno. Siamo arrivati ad avere 120 agenti finanziari all'interno delle nostre agenzie e come volume di erogato siamo passati dai 45 milioni del primo anno ai 90 del secondo, ai 150 del terzo e quest'anno ci attestiamo intorno ai 200 milioni, quindi stiamo costantemente crescendo. Indipendentemente da quello che è accaduto, perché molti all'inizio ci davano per spacciati, perché abbiamo iniziato nel 2019, dopo abbiamo fatto 2 anni di pandemia, ora è arrivata questa guerra, stiamo aspettando anche la cometa che casca sul pianeta Terra, le abbiamo viste tutte. Quindi di fatto, malgrado il mercato non ci sia stato proprio favorevole, insomma, ci siamo abbastanza difesi, il nostro progetto abbiamo realizzato comunque il business plan che avevamo preventivato ancora prima della pandemia. È di certo lo scenario macro, anche con aumenti dei tassi di interesse, sicuramente non aiuta e non aiuta i clienti che si trovano anche delle rate di mutui magari già erogati molto più alte. Quindi diventa fondamentale la consulenza, no? Nella sottoscrizione di un mutuo. È un tema cruciale, nei giornali se ne parla anche fondamentalmente. Però questo è, diciamo, più un aspetto, permettimi magari una domanda un po' Vai, vai. provocatoria, più un aspetto è un benefit per il cliente, però per l'agente che vantaggio c'è nell'avere un corner all'interno della sua agenzia? Allora, innanzitutto, vabbè, mi rilascio un attimo al discorso legato ai tassi, dove quando mi viene da sorridere quando parlano di curva dei tassi, perché la curva è
In realtà negli ultimi 3 mesi è una linea netta, Certo. ok? E sinceramente, come sempre, ci sono delle opportunità, perché di fatto, mentre prima un cliente non negoziava un mutuo perché andava in banca si facevano solo esclusivamente tassi fissi, dicevano la mia banca lo fa allo 0,87, tu quanto me lo fai? 0,85, sì, lo faccio con te, 0,88, no, non lo faccio con te. Oggi il mercato è diventato un po' più complesso per chi deve comprare casa, perché il tasso fisso ormai si è attestato intorno al 4. E alcune banche non propongono nemmeno al cliente soluzioni alternative, tipo variabili a rata costante o variabili con un tetto massimo, che sono prodotti che comunque permettono al cliente di accedere ancora a un mutuo con un tasso competitivo intorno al 2,30, 2,50, 2,60% e di avere comunque la protezione nel caso di ulteriori rialzi di tassi. E venendo alla seconda domanda, il vantaggio per un mediatore creditizio è quello innanzitutto di vivere in un ufficio dove non ha costi, perché di fatto l'affitto dell'ufficio al titolare della nostra agenzia che lo ospita viene pagato da 24 Max, quindi avere un ufficio senza costi non è male. Il secondo vantaggio è che vive all'interno di un'agenzia immobiliare dove le nostre agenzie sono degli studi associati, quindi è normale trovare agenzie Remax con all'interno 15, 20, 25, anche 30 consulenti immobiliari che, essendo così tanti, generano un volume di opportunità e di clientela che ovviamente giustificano la presenza. Quindi il vantaggio è anche quello di raccogliere più operazioni. E l'ultimo punto, che era un po' la mia fissa, io vabbè, lavoro in Remax da quando ho 23 anni, adesso ne ho qualcuno in più, ne ho 48, lo posso dire. Certo. Ed è stato quello di scardinare quel rapporto malsano tra mediatore creditizio e agente immobiliare, ossia l'agente immobiliare storicamente chiama un mediatore creditizio quando si trova ad avere un cliente complesso, un cliente che difficilmente riesce ad avere il mutuo da solo. La realtà è che però all'agente immobiliare non capita solo questo cliente, ma a fronte di un cliente complicato ne passano 3-4 normalissimi che finanzia qualsiasi banca. E ovviamente l'agente immobiliare, sapendo che il cliente non avrà problemi col mutuo, non chiama il mediatore creditizio. Col nostro modello noi riusciamo a intercettare sia il cliente complesso, ma anche gli altri 4 clienti più tradizionali, perché vivo lì, la consulenza è immediata, il cliente l'apprezza, perché comunque non deve andare in banca altre 2 o 3 volte. E tant'è che noi ogni 3 mesi pubblichiamo un credit report e siamo un'anomalia nel mercato, perché l'84% delle nostre pratiche ha un LTV, ossia una percentuale di mutuo sull'acquisto dell'immobile sotto l'80%, dove poi il 12-13 sono quelle al 95%, solo il 3-4 sono le pratiche al 100%. Quindi proprio perché intercettiamo tutta la clientela. Quindi questi sono i 3 vantaggi principali del mediatore creditizio: quindi ufficio pagato, vivere in un'agenzia dove ci sono tanti agenti immobiliari, tante opportunità e poter incontrare tutta la clientela, non solo quella più complessa. Ecco, abbiamo visto le leve di crescita per il mediatore creditizio, quindi i benefit di essere all'interno, con un corner all'interno dell'agenzia. Parlando invece della società, quali sono le leve di crescita di 24 Max? Ma allora, le nostre leve di crescita, innanzitutto, è stata una forte relazione tra me, la società e i nostri affiliati Remax, perché di fatto, quando abbiamo iniziato, non siamo andati a casaccio sul mercato a cercare mediatori creditizi, ma l'abbiamo fatto in collaborazione con i nostri affiliati Remax, ossia io personalmente ho visitato le nostre agenzie, ho spiegato il progetto di fare il corner, è piaciuto al titolare d'agenzia. E quello che gli ho detto è: guarda, il mediatore creditizio, siccome deve essere una persona di estrema fiducia, non te lo porto io, perché il rischio di sbagliare è altissimo, ma molto probabilmente ce l'hai già in ufficio, lo conosci già. Infatti mi hanno segnalato colleghi del credito che spesso lavoravano con la concorrenza, noi abbiamo presentato questo progetto, è piaciuto e hanno fatto il passaggio nella nostra società. Quindi questo è uno dei vantaggi che abbiamo avuto nello strutturare un modello in questo modo. L'altro è che ovviamente, essendo così legati al mondo immobiliare, abbiamo una qualità di pratiche molto alta, tant'è che faccio un esempio, che banca proprio nelle ultime 2 settimane, quindi l'altro ieri a Roma, la settimana scorsa a Milano, ci ha dedicato degli eventi
ad hoc per Emax e 24 Max, perché siamo la società in Italia che lavora con loro che ha la più alta percentuale di mutui green, quindi mutui in classe A e in classe B, che oggi il mondo bancario Certo. apprezza molto, e di big ticket, quindi pratiche oltre i 250 mila euro di importo erogato. E quindi questo alla società dà il vantaggio di avere un rapporto privilegiato anche col mondo bancario, proprio perché la nostra attenzione è nel fornire alle banche tutte le pratiche, non solo quelle più complicate. E questo alla fine nel lungo periodo premia. Certo. Senti, guardando un attimo al 2023, che cosa vi aspettate? Allora, la prima cosa che mi viene da dire è fammi indovino, ti farò ricca. Anche perché sentivo poi anche gli studiosi, che poi sono Certo. intermedi, no? Di mercato immobiliare, che alla domanda come vedete il futuro, la risposta è stata non lo so. Soprattutto visto le cantonate che si sono prese quando c'è stato il Covid, perché tutti Certo. pensavano in un tracollo del mercato immobiliare che in realtà non c'è stato. Allora, io sono. Allora, secondo me quello che accadrà, e l'ultimo dato sull'inflazione è stato positivo perché è calata Certo. dello 0,6 in un mese, dall'11,6 è diventata 11, quindi sembra che questa politica di aumento dei tassi abbia portato una prima inversione e probabilmente non sarà più così repentino l'aumento come è stato fino ad oggi, ma magari ci sarà un po' di assestamento. Poi ripeto, il mercato immobiliare è sempre, io ma dopo 25 anni posso dire, il mercato immobiliare è sempre esistito con degli alti e dei bassi, ok? Noi abbiamo la fortuna di lavorare in un settore dove se una coppia si vuole sposare deve comprare o affittare un immobile, se si separano vendono l'immobile e magari ne comprano altri due. Purtroppo quando si va, dicono così, dicono a miglior vita, si libera un immobile che spesso gli eredi vendono. Quindi siamo in un mercato che ci sarà sempre. Quindi io non sono così negativo come spesso si sente dire. A mio avviso un pochino di calo ci potrebbe essere e noi siamo attenti, siamo prudenti ad analizzare mese per mese quello che sta accadendo. Questo è quello che possiamo dire. Però sinceramente un tracollo così eclatante. Non ve l'aspettate. Non ce lo aspettiamo, poi se dovesse essere ci attrezzeremo anche per questo, fermo restando che anche un tracollo non vuol dire zero compravendite. Certo, poi anche come giustamente indicavi tu, Riccardo, uno dei pregi di questo mercato è di accompagnare i grandi cambiamenti della vita di ciascuna persona, che cambiamenti che comunque al di là di quello che può essere lo scenario macro geopolitico, fondamentalmente non cambiano, no? È brutto da dire, ma è la realtà, nel senso, io non è che non mi sposo perché c'è una guerra o non mi sono sposato. Beh, quando non potevo per il Certo. Covid era oggettivo, l'ho fatto dopo. Quindi sostanzialmente, come hai detto tu, il mercato accompagna, il mercato immobiliare e quindi finanziario, perché tanto andranno sempre a braccetto i due mercati, accompagna la vita delle persone da qui all'eternità. È quello che un po' ci ha insegnato la storia fino ad oggi. Ecco, un'ultima domanda prima di lasciarti a questa giornata così impegnativa. Ecco, quanto è diventato importante oggi, magari per voi lo è sempre stato, il concetto di sostenibilità? Cioè, se ne parla tanto e viene declinato anche in diversi modi. Per voi quanto è importante la sostenibilità, sia del mutuo, però anche di un concetto molto più ampio, no? Quello della Allora, sostenibilità. sostenibilità vuol dire tante cose, perché oggi secondo me è una parola anche piuttosto abusata e che a volte non vuol dire nulla, no? Uno sviluppo sostenibile, che cacchio vuol dire? Allora, sostenibilità, io la declino in due o tre ambiti. Allora, nelle operazioni di mutuo, e questo succederà nel 2023, la sostenibilità sarà data dal fatto che se un cliente vuole acquistare casa, se non ha un anticipo, se non ha dei soldi sul conto corrente, insomma, una cifra Certo, cioè, un po' tante. ragionevole, casa non la comprerà. Diciamo che il cliente che arriva, che ha 100 euro sul conto e vuole il mutuo al 100%, per il prossimo anno diventa veramente complesso. Che poi, però, se ci si pensa, non rappresenta la fetta più grossa del mercato. Questo è sempre rappresentato un 10%. Cioè, preferisco guardare il 90%, che è il mercato delle persone normali. Ok? Quindi sicuramente l'acquisto deve essere sostenibile e finanziamento anche da questo punto di vista.
L'altro punto, quando si parla di sostenibilità, spesso la si paragona a questa green economy che va tanto di moda, che poi tutti ne parlano e poi di concreto poche persone la applicano. Noi abbiamo fatto un'applicazione di questa green economy concreta con dei numeri, ossia introducendo 2 anni fa la firma digitale, noi ogni pratica di mutuo risparmiamo 42 fogli di carta. Per le pratiche di mutuo che facciamo, abbiamo fatto i conti di qualche milione. Poi abbiamo visto quanti alberi servono per fare la Certo. carta che ci serviva. Sostanzialmente, per 2 anni di fila abbiamo salvato 50 alberi. Quindi, se proprio dobbiamo declinarla nel nostro piccolo e nell'aridità della finanza, come può essere applicata la green economy, con la firma digitale abbiamo salvato 50 alberi, proprio certificato. E quindi, e questo è un altro esempio di sostenibilità coadiuvata dalla tecnologia. Quindi questo è un po' quello che stiamo portando avanti. E poi informare il cliente su fare un acquisto con una rata che possa essere sostenuta nel tempo, perché un mutuo, ahimè, ha una durata di 15, sono pochi, più 20-25 che è la norma. Ovviamente andare a prendere impegni troppo onerosi e poco sostenibili è uno dei compiti del mediatore creditizio che lavora in un certo modo. Lavorare in un certo modo significa concludere delle operazioni e soprattutto lasciare le persone felici e tranquille di godersi la casa, non di avere un contenzioso da 3-4 anni. C'è un po' di etica, a mio avviso, deve restare in questo settore. Senti, un'ultima curiosità, l'hai citato anche tu in parte, si parla tanto di come il Covid abbia digitalizzato, accelerato la digitalizzazione. Lo avete visto anche voi nel vostro ambito? Avete digitalizzato anche voi di più i vostri sistemi? Insomma, mi parlavi di firma Ma allora, elettronica. diciamo che quello che ha fatto il Covid, che un po' adesso si è tornato indietro, io dico grazie a Dio perché io sono un odiatore di quello che è la Zoom, il Teams, tutti i vari sistemi degli incontri virtuali. Quando mi ricordo avevamo fatto dei riunioni virtuali, anche Sinergia è stata fatta in virtuale, io avevo una tristezza infinita. Quindi, cioè, noi siamo delle categorie professionali, agenti immobiliari, mediatori creditizi, che amano il rapporto di persona, contattarsi, stringersi la mano, dare un bacio agli amici. Quindi questo, i rapporti umani servono. Poi sì, ha velocizzato alcuni processi. Uno di questi è stata la firma digitale che, se avessimo dovuto seguire il nostro programma, l'avremmo fatta probabilmente nel 2021. Se dobbiamo dire grazie al Covid, l'abbiamo fatta nel 2020. Quindi questo sì. E poi anche il fatto di comunque aver abituato un po' le persone a fare magari dei primi incontri anche online, mi ha permesso magari di dover incontrare una persona in Sicilia, la prima volta ci vediamo online, se poi ha un senso vedersi una seconda volta, Certo. prendi il tuo bell'aereo e vai in Sicilia. E questo ha ridotto anche i costi e ottimizzato gli spostamenti. E alla fine non è stato così male. Va bene, allora grazie Grazie Riccardo a te. per tutti questi spunti. Bene, buona Grazie, giornata, a grazie. presto. Buona continuazione.